vabbè, dammi pure una fulminata, voglio dire. Ecco, pure, ahi sta la fulminata. Il corbello viene dopo. Andiamo addosso a questi. Vabbè. Allora, sono stato sconfitto. Ma questo è ormai. Benvenuti in Me Molto Altro, sono il Mena Arancione e cominciamo questa terza Le mura o di Parigi quarta resistettero contro la partita carica inglese. della Guerra dei Cent'anni. Re Edoardo d'Inghilterra e il principe nero abbandonarono l'assedio. Ok. Chartres, come si dice? Marciarono verso Charles per tentare la Charles. fortuna e Charles. conquistare un obiettivo meno arduo. Ok. Ma prima di poter attaccare, una violenta tempesta colpì E ho l'esercito. capito, però così no, cioè dopo assalto, mo pure a battaglia, esercito, Uccidendo a 1.000 soldati tempesta. inglesi, in un turbinio di grandine e E venti vabbè, celti. dammi pure una fulminata, voglio dire. Ecco, pure, ahi sta la Edoardo, questo fulminata. disastro delle mura di Ma Rio era una punizione divina, un segno che dai. era il momento di fermare la guerra. E Dopo ristipulare la 100 anni. pace con il re Giovanni di Francia. Ma anche quando fu raggiunta la pace tra i due re, il Niente, popolo si di Francia ammazzavamo continuò a vivere comunque. tra tumulti e spargimenti di sangue. Si sa, quando poi uno è abituato per 100 anni, che fa? Continuiamo? Disordine. E quindi? Oddio, il gladiatore. Tra il 1358 e il 1370, 1370. la Francia era nel caos. Caos è vero. Le rivolte contadine, le bande di mercenari scatenate e la guerra Cioè, civile sconvolsero la vabbè, nazione. ma aggiungiamo se a cosa I aggiungiamo la contadini insorsero pandemia, in una ribellione, uccidendo i loro uno signori e tsunami, scatenando il caos. terremoto, no? Un incendio. Anche Non se gruppi di famo manca mercenari vagavano niente. per il paese. Pure, ma Conosciuti pensa. come routier, erano stati reclutati dagli inglesi per combattere contro i francesi. Ah, Ma poi vedi? erano stati congedati una volta raggiunta la Ah, pace. quindi delle. Ho Saccheggiavano capito. e distruggevano sistematicamente le città di tutta la Francia. Vabbè, insomma, facevano quello che dicevano gli inglesi, in poche Quando parole, Giovanni, prigioniero in spicciole. Inghilterra, si accorge di Continuavano. Carlo il Delfino, doveva affrontare attacchi interni da parte dei nobili francesi. Ok. Completamente circondate, le forze del Delfino dovevano riottenere il controllo della loro nazione. Mamma mia. Francia nel caos, 1385-1370. Allora, eccoci qui, Valle del Fiume Senna, Essendo stato 1364. recentemente incoronato re di Francia, Carlo V inviò il suo esercito al villaggio francese di Ok, Évreux quindi devo per proteggere creare sto ordine dal coso. caos. Te voglio. Allora. Allora, intanto questi. Da Ah, qui, stanno tutti a fuoco l'esercito qua. avrebbe poi eliminato tre grandi Tocca minacce: riparare, allora. bande di mercenari itineranti nella campagna, una Andiamo rivolta qua. contadina Dove e gli stanno attacchi di l'altri? un rivale che reclamava la corona di Francia, Ok, Carlo qua. di Navarra. Qua. No, qua abbiamo fatto. Il Qui. primo passo dell'esercito francese era riconquistare i villaggi Ok. controllati dai ribelli, Cocherel, Anzi, Jouy e questo. Croisy. Andate a riparare qua, perché se no. Sono cavoli amari proprio. Lavoro, ma. Lavoro. Allora. Dobbiamo fare belle cose qua, eh. Allora, mettiamo qua i popolani. Almeno tre. Qua abbiamo riparato. Mi sa che qualcosa crolla, eh. Così ad occhio. Allora, qui. Andiamo a fare la legna, però, intanto. Ok. Facciamo così. Qua sta a riparare abbastanza bene, pare. Allora. Ah, però lì c'avevo una cosa. Aspetta, allora. Famo qua. Non gliela faremo mai. Famo qua. Riparare la casa.
Allora, qua gliela famo? Non lo so. Allora, qua andiamo a fare altra cosa, altro cibo. Pure Mentre questo. l'esercito francese combatteva per recuperare il Ok. controllo della campagna, venne Sì. colpito da una banda di mercenari inglesi. Mercenari, Questi eccoli! mercenari si erano distaccati dall'esercito Mi ha inglese ammazzato e un stavano coso là. Non saccheggiando la campagna per guadagnarsi da vivere. ci volevo, andiamo a prendere la legna però. Allora, vediamo qua. Allora, quindi attaccano con i cosi. Ok. Quindi dobbiamo fare i lancieri, ok. Facciamo un bel po' di lancieri. Non abbiamo Le abbastanza forze legna, però la francesi legna fermarono gli andiamo a attacchi prendere. mercenari, ma altri stavano ancora razziando la campagna, alla ricerca di provviste e ricchezze. Altrimenti avrebbero continuato le loro orribili incursioni. Ok. Allora, ferma le razzie di Riotoriere. Allora, che so quei maledetti là. Allora, io direi questa potremmo anche abbattere. Ah, però posso fortifica d'avamposto. Aggiungi più 5 protezione dal fuoco. Feritoie. Allora, aspettiamo. Facciamo così per un momento. Allora, qui possiamo fare questi. Allora, qualcuno però che vada a fare. Magari qui a chiudere almeno qua. Allora, mettiamo più popolani in costruzione, magari. Il cibo. Non lo so, Allora, intanto, vabbè, chiudiamo qua. Intanto questi portiamoli un po' più dentro. Chiudiamo qua. Così. Questo mettiamolo qua. E questo qua. Poi quest'altro che esce. Fammogli costruire subito qua. Così. Sarebbe utile questo che fa. Ecco così quantomeno. E qua. Che facesse così. Ok, un altro popolano. Facciamo un'altra cosa qua delle queste. Vediamo. Allora, di cosi ne abbiamo 6. Io aggiungerei altri. Almeno altri 2. Questo famo tutte le cose qua. Dove potremmo mettere? Qua, dai. No, anche qua. Questo possiamo potenziarlo. Però facciamo prima le feritoie. Abbiamo 150 di. Poi il mercato non l'abbiamo. Mi sembra di no, il mercato non c'è. Allora. Però, eccoli che attaccano. Maledetti. Andiamo, 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 forza. Allora. Demanna qua. Fammi una feritoia almeno qui. Almeno una. Mo prima che arrivano qua. Facciamo un bel po' d'arcieri, quelli che possiamo fare. Eccoli. Me l'ammazzate, dai, dai, dai. Dai, dai, dovrebbero cascare. La pietra non ho. Allora, qui possiamo ricostruire anche, volendo. Ok, così. E questi li mettiamo qua. Allora, vediamo un attimo. Facciamo altri lancieri. Quelli che ci fa fa, però servono assolutamente qua. Ah, vedi, qua potrei farli, che stanno un po' riparati. Legna, ok. Vediamo, Allora, più o meno stiamo così. Poi qui ci vuole 1200 di cibo e 600 unità d'oro. Trova l'oro, mo'. Un po' difficile. Abbiamo solo che fare le cose qui. Però alcuni popolani. Ci sono messo. Sa troppo poco quello che stanno a produrre qua. Almeno altri 4.
Anche due, tre, insomma. Allora, questa cos'è? La pecora? No. Allora, di cibo serve tanto. Diciamo che facendolo. Allora, aumenta la velocità di raccolta del cibo degli abitanti. Potremmo fare questo e questo. E stiamo a posto così. Per quanto riguarda il cibo. Per la legna pure, perché comunque sia la stanno facendo. E il cibo va bene così. Allora, produciamo altre lancieri. Eccoli. Dove stanno? Eccoli. Andiamo. Questi mi buttano giù alla porta. Meno male che ho legna. Se sbrighiamo pure un attimo sarebbe l'ideale, eh? No, così a caldo. Guardate, se buttano giù la cosa è che non ho pietra. Ok, attacca, attacca, attaccate. Ok, così, dai, 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 che questi morono in 2 secondi. Però mo devo anche ricostruire. Allora, ok. Mettiamo se qua. E quest'altro manda a costruire. Più che altro per il momento così, vediamo come posso fare. Solo una così, ma. Vediamo, vediamo cosa fa. Poi magari la mettiamo la porta. Allora, vediamo qua. Rimettiamoci qua perché io ho paura qua. Che loro escono da qua, non so perché, mi sento che vengono da là. Allora, altri popolani, altre frecce, diciamo. E altri di questi. Altri lancieri, però dovremmo costruire anche. Ho appena finito là, costruiamo una cosa, una scuderia. Però, prima facciamola. No, non la facciamo, vediamo che cosa accade. La scuderia la mettiamo proprio qui. E dovremmo conquistare questa cittadina qua, a questo punto. Però l'esercito è ancora poco. Allora, stiamo facendo la scuderia. Andiamo un po' magari con un esploratore a vedere un po' il mondo com'è fuori. Allora. Diciamo che qua modo fa altre città, altre cose qua. Altra popolazione. Eccoli. Eccoli. Ok, andiamo fuori, ammazziamoli fuori. Prima che rovinano tutto, però già hanno rovinato. Mi tocca rifare un'altra volta la porta qua. Allora. Qui sta a fare altri cosi, li facciamo. Allora, questi, cavalleria, e mettiamola qua. Facciamola. Allora, questo andiamone in esplorazione qua a vedere un po' come va la situazione. Anche di qua. Là è crollato tutto, lo so. Non ci posso fare niente. Ci posso fare davvero niente. Qua sta a costruire tutte le case. Prima da costruire case, famo così, ah. Chiudiamo qua, io farei tripla trincea qua, eh? Famo una bella cosa, ma. Famo così, non se ne parla più. Allora. Qua chiudiamo proprio. Ok. Cos'è sarà massonata?
Facciamo tutta sta bella cosa fatta così. Cancelli poi ne posso fare qua. Lo famo qua. Ok, chiudi qua. E mo vediamo un po', eh. Allora, dopo aver costruito questo importante esercito, voglio però sincerarmi perché ho capito che arrivano tutti da là. Allora, qua ho trovato dell'oro, ottimo oro che mi può servire. Intanto qua ci stanno i lupi. Allora, oro che vediamo che cosa possiamo fare con l'oro. Potremmo, non lo so, non possiamo neanche potenziare nulla. Tranne che questa, potenzia in unità temprata, potenzia i lancieri in lancieri temprati, sì. Allora, però, mettiamo, facciamo altri arcieri qua, che non è male come idea. E facciamo altri così a cavallo. Allora, vediamo qua un po' la situazione qual è. Allora, qua c'è un sentiero, perciò o vengono da là o non si capisce. Vediamo, ah, eccoli. Ok, vediamo. Avamposto. Però sono quelli viola, sì. Allora, giriamoci un po' intorno e vediamo qua cosa c'è. Magari c'è della pietra, roba simile. Possiamo anche andare a costruire, fare un avamposto, per così dire. Allora, lì abbiamo scoperto che ci sono i cosi, là, i rotier. Allora, qua vabbè, abbiamo sicuramente. Ah, altro oro, buono. Buono, buono, altro oro. Ok, qua è il lupo. Ok, ma i pecore a lanciare le pecore addosso ai lupi, no? Ok, questi qua ammazza, eccoli gli altri. Vabbè, meno male che qua diciamo stiamo abbastanza bene. Mettiamo altri cavalli qua. Dove sono questi? Ok, non è che stanno a fare un granché, eh. Io salverei e proverei ad andare all'attacco. Ok. Ok, proviamoci. Gli arcieri ne abbiamo a bizzeffe proprio. Vediamo qua come fare. Possiamo provarci. Però di cavalieri ne abbiamo pochi. Aspettate un attimo. Va bene, andiamo ad attaccare qua allora. E poi stiamo attenti a quello che fare. Allora, buttiamogli a fuoco questo. Veloci, veloci. Andiamo su questi, vai, 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 su tutti questi cavalieri che poi il bello viene dopo. Ok, vediamo come succede qua, cosa succede. Dai, 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 falli fuori, falli fuori, falli fuori. Arrivano altri. Mamma mia, quanti so. Su questo. Dai, 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 che gliela stiamo a fare, dai, che gliela stiamo a fare. Qua, qua, qua non ho più cavalli, mi sa. Non lo so, non lo so mica. Ok, dai, 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 che stiamo ammazzando. Dai, 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 dai. A questi, a questi. Dai, 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 creiamo altri lancieri qua, altre cose. Altri lancieri, tutti a manetta, altri lancieri, ma anche altri arcieri. Ok, vediamo qua come va la situazione. Cerchiamo da buttargli a fuoco tutto questo. Forza, 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 che abbiamo sconfitti, li abbiamo sconfitti. Dai, 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 dai. Ok, può andare bene così, eh. Però bruciamolo di più, almeno non ci tirano le frecce. Ok, prendiamo un po' di oro. 600 di oro, buonissimo.
Allora, cosa succede qua? Pure distrugge il campamento di routier. Ah, ok, attacchiamo questo per il fuoco, poi. Vai, vai, vai. Buttagli il fuoco. Però dovrei andare con l'altri qua, eh. Dai, dai, dai. Tanto questi famo qua, che tanto non servono. Ok, il fuoco, andiamo bene così. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Fuoco su questo, fuoco su questo. Quest'altri, fuoco su quest'altro. Sembra proprio di sì. Facoltativo ferma le razzie dei routier. Benissimo. Gli attacchi da parte loro, okay. Non furono più una minaccia. Vediamo però qua cosa c'è. Se c'è qualcosa di interessante, non lo so. Alla pietra, la pietra, buonissima qua la pietra. Allora facciamo un bel centro città lì, possiamo farlo? Dov'è? Molino? Non possiamo fare il centro città? Però sarebbe ottima lì la pietra. No, prima finisci qua. E poi si vedrà. Allora, ora dovremmo conquistare Jui. Vediamo, ci andiamo a conquistarla. Andiamo a conquistarla. Allora. Andiamo a conquistare Jui. E abbiamo abbastanza. Abbastanza uomini per farlo. Credo, perché non si sa mai qua, eh. Cioè, più che altro abbiamo abbastanza arcieri. Sì. Vediamo un po'. Bene. Eccoli. Eccoli. Ok, dai, restiamo così. Forza, forza, forza. Con gli altri li facciamo combattere, però gli arcieri devono sconfiggerli per forza. Sconfiggi i belli di Jui, li stiamo sconfiggendo, non ci preoccupiamo di questo adesso. Ci sono altri presumibilmente, o se no devo fare qua. Ok, qua così. E poi diventa tutto mio? Sì, diventa tutto mio, e come se diventa tutto mio? Conquistando il villaggio, okay. Di Jui, l'esercito francese era un po' più vicino a fermare la ribellione dei contadini e a recuperare il controllo. Ok, qua stanno facendo il cibo ed è un'ottima cosa. Qua facciamo magari altri due popolani. Allora, adesso dobbiamo capire cosa fare, perché sarebbe giusto fare delle belle fortificazioni qua, magari mandando questo a capire un po' come la situazione qua. L'avamposto. La città monastero centrale di Koshrel avrebbe, okay, continuato a inviare le fazioni di ribelli all'attacco per indebolire l'esercito quindi francese. Quindi lì devo fare. La facciamo da qua e poi se muoviamo di così. Vediamo un po'. Che qui abbiamo capito che c'è un luogo sacro. E conquista. Jui l'abbiamo fatto. Croissy, che sta di qua. Probabilmente qua c'è un sentiero che noi non abbiamo ancora visto. Eccoli, chi so? Maledetti! Sono entrati da qua, ok. Ah, ok, con questo posso ampliare la cosa. Va bene. Mettiamo qua così ampliamo un po' il raggio d'azione per capire un po' meglio. Qui perché questo sta... Allora, ok. Facciamo una cosa qua, va. Un piccolo... No, qua no. Facciamo l'oro. Quest'altro. Quest'altro sta qua, ma se chiudiamo sarebbe l'ideale. Andiamo qua, ammazza questo. Andiamo fuori per un attimo. Anzi, rientriamo. Ok, già se ci si vede di più. Facciamo un avamposto anche qui per capire un po' meglio la situazione.
Qua abbiamo chiuso e pare che va bene così. Bell'avamposticino qua. Perché io qua dovrei chiudere. Perché questo è un territorio che... Ok, anzi io vorrei farlo anche più in là. Magari due cancelli. Ok, vediamo un po' qua come fare. Intanto chiudiamo qua perché è fondamentale. Qui intanto la legna sta per finire ma non fa niente. Per ora non fa niente. Allora, qua abbiamo fatto abbastanza cose. Facciamolo anche qua. Ok, qua stiamo costruendo molto bene. E uno di questi però facesse la torre. Vediamo se la potremmo fare. No, adesso no. Però questi sì. Ok. Qua vediamo un po' come evolve la situazione, stiamo facendo abbastanza bene, più che bene. Facciamo due torri qua, perché non si sa mai. Ok, questo è quello che noi vediamo, ed eccoli infatti che arrivano. Allora, mettiamoci fuori da qua. Guarda che belle ste torri! Allora, mettiamoci qua più che altro. Così. Avamposto. Costruzione difensiva. Benissimo così. Mettiamoci così. E andiamo un po' indietro. Così loro. Ok, vabbè, mettiamoci così allora. Ok, dai, sconfiggiamoli una volta per tutte. Abbiamo fatto un bel esercito qua. Ok, la metà è morta praticamente. E gli altri? Eccoli qua. Nel frattempo che combattono voglio fare alcuni potenziamenti qua. Che non posso fare. Ah, perché l'età dei castelli. Ok, riconquista. L'abbiamo riconquistata. L'esercito francese sconfisse i ribelli a Croisy e prese il controllo Ah, del ok, un villaggio altro di centro Pignol. città. La città Ok, monastero andiamo centrale qua. di Cocherel era ancora sotto il controllo dei contadini ribelli. L'esercito Ok. francese avrebbe dovuto riconquistarla prima di poter lanciare un Facciamo qua. assalto contro Carlo di Navarra. Allora, dobbiamo riconquistare Cocherel in mano ai ribelli, che sarebbe questa, si suppone. Eh sì, ed è proprio quella. Allora, qua facciamo tutte ste cose. Ok, muri di pietra facciamo qua dove ci fa vedere il giallo. Chiudiamoci proprio a riccio. Qua vediamo un po' che fare. Facciamo una bella area mineraria, sì. Vai a lavorare. E l'oro ce l'abbiamo parecchio adesso, eh. Perciò qua io direi un altro popolano. Allora, diciamo che adesso siamo abbastanza chiusi qui, però se facessimo un bel cancello così e poi costruissimo delle torri non sarebbe male. Ok, di pietra non ne abbiamo perché probabilmente l'hanno finita qua. Vediamo dov'era? Qua? Dov'è, scusate? Ah, ok, è qui perché ho girato la mappa. Ok, qua è finita la pietra. E mo' diventa un po' problematico perché non ho più la pietra. Ok. Ok, stanno già attaccando qui perché già hanno rotto le scatole. E io lo sapevo che andava a finire così. Infatti stanno già qui. Allora, famo una cosa perché qua stanno a costruire. Allora, questi. Famo altre torri qua. Ah, non le potevo fare. Vabbè, famo queste intanto. Andiamo un attimo fuori a vedere se potremmo fare qualche cosa. Lì c'è dell'oro. Ok, buonissimo così. Buono, buono così. Rientriamo un attimo.
tutti quei popolani dove sono andati a finire? Che non li vedo sulla mappa. Ah, eccoli. Ok, va benissimo. Questi andiamo qua. Questi arrivano l'altro, ma dove vanno? Ok. Questi stanno a bada. Questi facciamo degli avamposti proprio carini qua. Anzi, abbiamo anche dell'oro qua. Le cose qua. Cavalieri soprattutto. E roba di questi. Ah no, questi non possiamo farlo. Era lanciare temprato, sì. Che sono un po' diminuiti. Arcieri con l'arco. Questa è una casa. Ok, ci siamo, Allora, vediamo un po'. Gli archi li facciamo, però non è che è proprio necessario adesso. E fortifica avamposto, intanto l'abbiamo fatta, anche questo facciamolo. Ok, stiamo a cavallo, andiamo. E l'ultima riconquista di Cosherel la stiamo per fare e siamo partiti, signori. Siamo partiti con il nostro esercitone composto da tanti, no, da 7 cavalieri, 38 lancieri, 69 arcieri e 3 cavalli a galoppo. Andiamo a conquistare tutto. Anche se i cavalieri non è che sono molti, però insomma là li sto rifacendo. Allora, avete voluto fare i cosi? Mo' vedemo, perché poi io parlo e non è mai com'è a storia. Allora, buttiamogli per aria intanto qui. Ok, e andiamo qua. Stiamo riconquistando? Mi sa proprio di sì. La risposta è definitiva. Buttiamo per aria tutto sto cancello e poi attacchiamo subito questi. Forza. Vai, che abbiamo vinto. Forse. Allora, andiamo con tutti gli arcieri che gli fanno fuori. Forza. Dai, che ci siamo. Dai, che ci siamo. Dai, sti ribelli. Dovevano essere ribelli. Hanno voluto ribellarsi. Che te lo fa? È la vita dei ribelle. Cioè, se stanno nel giusto, per carità, Però, in questo caso stanno nel torto perché stanno contro di me. Allora, buttiamo tutto per aria. Qua anche questi, volendo. Ok, questi. Buono così, stiamo proprio a sconfiggere. Manco c'è bisogno di buttargli per aria il castello qua. L'abbiamo riconquistata senza distruggere questa importante cosa. L'esercito francese prese il comando dei Ok. villaggi ribelli e l'insurrezione contadina fu repressa. Vedi? Obiettivo completato. Ferma la rivolta dei contadini. Ah, erano contadini, pensa te. Io pensavo più Ma per mantenere forti. il controllo Ah, sulla regione, ok, ne è avrebbero finito. dovuto difendere il suo centro di influenza, il Cioè? monastero a Cocherel. Qual è il monastero? Qual è il monastero? Cioè, questo è il monastero? A nord-est di Cocherel, l'esercito di Carlo Cioè, di io stavo Navarra distruggendo aveva la cosa istituito un che. accampamento fortificato. Il re di Ecco. Navarra voleva diventare il sovrano anche della Francia. Intendeva rivendicare quel ruolo distruggendo le forze reali appena arrivate. Io questi. Allora, andiamo qua. Io sapevo che non era finita. Lo sapevo che non era finita. Quanto lo sapevo che non era finita. Meno male che qua possa andare. Allora, vediamo che demo fa. Sconfiggi l'esercito di Carlo di Navarra nel suo accampamento. Direi anche un attimo, Qui. Ah, qua hanno finito proprio il legname. Vabbè, ce n'è tanto qua di fuori, voglio dire, Cioè, famo qua, che ne so. Anzi, qua, meglio.
Poi qui stanno arrivando questi. E però vorrei spostare sta roba qua. Lo sapevo che attaccavano qua. Però se famo tante fortezze. Nel mercato non l'abbiamo qua per comprare la roba. No, credo di no. Però insomma adesso famoli combattere. Allora, ripara il coso. No, facciamo però un mercato. Cioè, possiamo fare? Non lo vedo. Non vedo il mercato. Però io devo trovare la pietra allora. La pietra qua c'era in abbondanza. Non c'è più la pietra. E se faccio l'oro però no. Devo fare l'oro. Devo fare la pietra. Allora andiamo qua all'accampamento con questi. Qua abbiamo fatto, ma la pietra non se ne vede. Ok, qua stanno a distruggerli e va bene così per il momento. Ok. Ok, potenziamo un po' tutto. Non troppo perché poi serve per la pietra. Serve della pietra che la mettiamo. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo i popolani qua. E questi, non adesso però. Allora, intanto i popolani vanno qua. Ne avviciniamoci piano piano là. Con questi, anche un popolano perché tanto. Andiamo. Andiamo più che altro qua. Costruiamo un avamposto, anzi, qui. Vediamo che possiamo fare di interessante. L'avamposto qua non è mai sbagliato. Anche se avrei dovuto metterlo un po' più là. Allora, intanto andiamo un po' avanti qua. Il popolano qui mandiamolo qui. Vediamo un po' l'area circostante cosa ci rivela. Magari ci rivela un po' di pietra. No. Ok, qua stanno attaccando questa, ma va bene così. Anche se non va tanto bene perché. Vediamo se qua su c'è qualcosa di interessante. Non si sa mai, che c'è magari della pietra qua sopra. No, non ci posso arrivare. Allora, famo una cosa. Andiamo avanti qua e famo un altro avamposto piccolo qua. Questi stanno a fare tutti gli avamposti, mo. Mannaggia. Meno male che qua ho fatto. Intanto famo così, che demo qua. Mo non c'ho più la pietra, mannaggia a me. Non ho neanche i cavalli. E niente, famo così qua. Il grosso dell'esercito sta qui. Mi distrugge lì alla fine. Però non dovrebbero entrare, parecchio esercito là che non mi va bene che stanno lì. Vediamo qua che si può fare. Andiamo qua e vedete che può succedere. Vediamo qua che sta succedendo. Niente di buono, però si sapeva che andava a finire così qua.
Mannaggia. Mandiamo qualche arciere qua. Magari 19 arcieri, così. Andiamo. Vediamo che succede. Il versante collinare. I francesi scoprirono il campamento di Carlo di Navarra. Proviamoci, dai, proviamoci. Ed era formato interamente da arcieri. I francesi avrebbero dovuto proviamoci. Come attaccare la fortezza. Dai, che li potremmo sconfiggere, liberamente sconfiggere. Allora qui. Facciamo così, ammazziamo questi. E qua. Qua facciamo sta bella cosa. Vediamo qua che sta succede. Andiamo addosso a questi. Vabbè. Allora, sono stato sconfitto, ma questo è ormai... Però ce lo voglio riprovare, intanto loro hanno capito e mi mandano addosso tutti gli altri. Però io, mo qua, non ci sto proprio a quello che dicono loro. Dai, intanto ammazziamo questi. Ok, intanto abbiamo fatto fuori questi. Come vediamo, dovrebbero arrivare anche altri qui. Portiamoci tutti qua. Anche questi. Forza. Mo gli ademo fa per forza, eh. E dai, sono pochi. Allora, mettiamoci qua, tanto carini. Questi rimettiamoli qua. Ok. Vediamo qua che accade. Avviciniamoci con questi. Così aiutiamo, forza. Dai. Andiamo a attaccare qua. Buono così. Andiamo a attaccare che sta quasi distrutti. Qua. Tutti sui cavalieri. Quelli che so. Buono, ma mo' abbiamo fatti fuori. Abbiamo fatti fuori. Dai, che abbiamo fatti fuori. Proprio. Ma non vanno più. C'è voluto un altro esercito perché c'era andato stupidamente con pochi. Cioè erano tanti, però non avevo fatti i conti con le loro forze. E quindi abbiamo finito anche questo. Dopo un bel po' di gameplay dovrò fare tantissimi tagli. Sono soddisfatto, mi è piaciuto molto questo livello, veramente stupendo. Per il controllo sulle terre francesi, il re era rimasto al potere. Buono. Ok, abbiamo vinto anche questa. Se vi è piaciuto questo video, gameplay, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina. Il Meno Ragione vi saluta e vi aspetta un altro prossimo gameplay di Age of Empires.